Allora, prima di iniziare il video voglio fare un augurio di pronta guarigione a Lopez, ragazzi. Torna presto, è stato operato e noi ti aspettiamo. Ti aspettiamo, Gabri. Dai, cavallo! Palla, palla! Disclaimer, non fatelo a casa. Sconsigliato riprendersi con telecamere durante un torneo con montepremi. Si rischia di essere falciati. Cap, ma che fai? Che faccio? Provo ad arrivare in tempo alla partita, ma sai che oggi, ragazzi, giocano senza capitano. Buonasera, ragazzoli. Spettacolo. Si fa il 5 però. Perché la palla era nel 7, l'ha voluto togliere perché sta pulendo. Ma è già pulito qua. Non ci ha chiesto. Buonasera, ma hai lasciato un saluto con maestro. Non vorrei. Sì, vabbè. Io vi volevo salutare. Io ho un ritardo diverso. A lei. Non te lo permetto, non te lo permetto. Oh, bene, ma ti giuro, pensavo fosse easy oggi. No, easy un cazzo. Sì, bisogna tagliardare. Però la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita. Così, la presa più difficile della tua vita. Queste due. Posso giocare? Più difficile della vita non posso. No. Infatti inizi in panchina. Sì. Ah, sì. No, sì, oggi sì. Adesso vedrete tutti i profili di Instagram di Seven Seas, ho scritto Seven Seas Player tranne la principessa. Solo uno ce l'ha scritto giusto. Tu l'hai scritto, vai. Guarda, ha scritto quello che arriva Sassone. Seven Seas Player. Magari Males. Vabbè, è arrivato il capitano. Solo che hanno paura di noi. Parte la porta. Prego, due parole. Allora, innanzitutto di quanto ci sei costato? Abbiamo firmato un contratto. Perché, ragazzi, ma avete giocato con i mercenari? 600 euro un'ora. Ho portato un giocatore. Mamma mia. A contro? Certo, giura? Ma che cazzo dici? Me l'ha dato via, fate la squadra per te. Mi hanno cacciato come un lebbroso dopo la prima apparizione che abbiamo perso un torneo che non potevamo mai perdere, abbiamo perso. Io chiamerò Però è stata colpa tua, Paolo. No, ho cambiato la borsa, porco Dio. Sì. Non ho portato gli originali, non li voglio. Vi ricordate tutti dello scavino sulla traversa, Non sono stato io. No! Diciamo che la prima partita subito così contro questi ragazzi qui non è semplice, ma io non ho paura di nessuno, quindi ragazzi ce la giochiamo con tutti, siamo una bella squadra, vediamo come va. Lasciamo qui sopra il numero di Fiche, ragazzi, se avete bisogno di lui per vincere il numero qui sopra. Porro, come la vedi? Devo dire la verità? Grigia, forse nera. Ci dobbiamo scaldare. Sì. Sei carico? Ci siamo. Vedo i miei compagni come sono presi. Guarda questo qua. Dici un po' la formazione. Allora, dici un po' i componenti. La maggior parte sono tutti i miei ex compagni di squadra. Ok. E allora, tranne lui che è un pezzo molto pregiato. Giocava al Milan, Marsiglia, Tai e Taiwo. Mm-hmm. Qualcuno se lo ricorderà. Oh vabbè, oggi toste. Ma che tosta? Come ma che tosta? Non sai dove hanno giocato questi giocatori? Tosta per loro. Dichiarazioni importanti di Abenezer. Che però non ha paura di niente. Non ha paura di niente e di nessuno. Adesso noi oggi Seven Seas la rischiano. Non vorrei dire, ma questi è la prima volta che li vedo sfavoriti. Speriamo, io ovviamente sarò imparziale. So già da chi stai, bastardo. No. Con pene in porta si al sicuro. Abe para in difesa sono un muro. Per vincere litigheremo. Giuro non perderemo mai. Lopez esterno brasilero. In attacco gioca Profumino. Benvenuti a tutti. Oggi partita importante qua con Andrea Fratino. Grazie. Sì, grazie. Sono un po'... Ormai siamo sempre noi. Oggi per la prima volta sfidiamo una bella squadra, una signora squadra, tutti ex giocatori. L'unico giocatore attuale milita in Serie D,
fino all'anno scorso era in Serie C, c'è Obi, c'è Taiwo, c'è gente che ha giocato al Fulham. Karim Laribi, una bella squadra loro. E in porta Sergei. Magari male, Sergei. Bello sto logo, Classic XI. Per pochi, per pochissimi. Allora vediamo subito Abe con i suoi soliti tocchettini. Parlavamo di gente forte. Karim Laribi. Abe, i suoi soliti tocchettini. Siamo favoriti, secondo te? Quest'oggi? Con tutto il rispetto per noi, però mi sembra anche normale partire sfavoriti oggi. Allora, Obi, immensamente Joel Obi. Già avrete quel qua con un doppio passo che ti dico. Sai dalla porta. Lui? Chi è? Ex Fulham. Ah, magari male. Con quel doppio passo lì mi ha spaventato, posso dirti. Mi ha spaventato già dall'inizio, ho detto, amiche. Ecco, e iniziano così. Io posso dirti, quando ho visto sto cambio di gioco, ho detto, ok. Ma ci siamo agitati un po' in realtà, prima di fare la partita eravamo agitati. Allora, però abbiamo un giocatore nuovo in squadra. El Fichera. Ci è costato 600 euro per un'ora, ragazzi. Il soprannominato il mercenario Elfiche. Il mercenario svizzero Elfiche. Lotta Zacchigno. Così per caso. Che cosa così per caso? È andata tipo il rimpallo, gli è arrivata. Dai. Che tra l'altro giochiamo con un falso 7. Ma questa è nuova. Falso 7. Perché Elfiche è un esterno in realtà. Bello, madonna. Oh, madonna. Karim Laribi. Occhio. Subito Karim Laribi, no, si fa sentire. No. Che è successo? No, perde palla. Oh. Ah, madonna, di già. Siamo in difficoltà nette. Recuperati da Laribi. Per Obi. Che è successo qua? Che... vabbè, fine nervoso. Obi, dunque, sigla. Mamma mia, come era nervoso. Era incazzato. Finiamo sotto. Prima 1-0 così. Non stiamo giocando bene, ci stanno schiacciando. Zac. Male. Male. Zac, apri bene. Frappigno dentro. Ho messo una bella palla. Sì, gli è mancata la zompettata. L'incisività. È mancata Zacchigno. E allora. Madonna, che bello. Moscatiello. Bello lo stop. Taiwo. Uomo. Porca miseria. Taiwo. Frappigno dentro. Elfiche! Normale. 1-1. Sai in Serie A chi mette questi cross oltre al sottoscritto? Chi li mette? Di Marco. Lo sapevo, Di Marco. Il tuo giocatore preferito? Certo. Tu e del maestro. 1-1. Elfiche sigla il suo primo gol con i Seven Sins. Ma Fubbe, che arbitra sempre partite importanti. Fubbe. Mamma, madonna. Con questa camisetta. Tiraccio. Cosa fa Fubbe? Sono su Fubbe o sul prof? Sul prof che è rimasto così imbambolato. Bala. Il fiordo norvegese. Per Fiche che si è spostato esterno. Fiche! Bel tiro. Para Sergei. E Fiche è devastante, ragazzi. Fiche vede la porta e calcia. Fiche bello. Vede la porta. Beh. No, ha chiesto troppo. Tunnelino è rimasto con le braccia alzate. Questi sono 50 ore in meno. Abbiamo detto ogni tunnel che prendi sono 50 ore in meno. Vabbè, Karim. Prova. Non era un bel tiro. Ex Marsiglia. Ex e anche Milan. Mica male. Vuol dire. Bella Celestini. La lotta. Celestini che. È un ex. Occhio. La sente in maniera particolare la partita. È un ex. Cos'è che ti ha detto prima di iniziare la partita? Una frase. Mi ha detto che. Non mi ricordo, mi ha detto una bella frase. Una frase di Batman. Non sono il vostro miglior nemico o il vostro miglior amico. Non mi ricordo cosa ha detto. Madonna. Lì per lì mi era piaciuta. Era. O risorgo dalle tenebre o mi affosso per sempre. Una cosa un po' alla Ragnar, mettiamo così. E tanto rischia, fratino. Fratino rischia. Vince il rim. Qualità del mondo. Vince il rim, palla fortuita. Dove va? Dove vado? Gli dicono di girare. Gli dicono di girare dietro, ma non la gira. Col mancino. Come se fosse il piede. Per Fiche. Il piede forte. Che chimica fra Fiche e Fratino. Oh mamma mia, che bello. Obi in versione fuori. Esterno. Dentro. Mi è mancato l'impatto col pallone. Intanto suonano le campane. Erano le 10 di sera. Perché suonano? Parliamo di Ragnar. Perché sono nelle campane le 10 che di sera? Che Ragnar sta venendo a dare il cambio a Sergei. Bello, intanto Taiwo. Alle 10 di dopo. Sì, ma che dopo? Ma veramente? Alle 10. Bello. Fine, sicuro. Prima parata. Seconda. Oi. Abe. Quando era la prima? Sulla traversa. Ah. Che mi ha rubato poi la rimessa dal fondo. Ai, fallettino. C'è aggressività. È una vita competitiva. Lancia la palla, Obi, così. Porro. Il prof parte. Porro.
È un limite. Sì. L'essere perfetto. Perfettino, bello scarico. No, non era bello. Vedrai non che dopo. Tanto loro partono. Partono in contropiede. Bella, sta sterzata. Non va. C'è la chiusura. Non di va, bala. Non va. Fiordo norvegese. Abe, l'essere perfetto. Con i suoi soliti tocchettini. Un altro. Bella. Hai visto? Bello. Prima il professore deviazione. Non l'ha capita. Azione sì. Dopo l'ha capita. È vero, c'ha ragione. A volte ci mette anche lui un po'. C'ha ragione. Te. Bala. Bala. Parata di Sergei. È il bala. E comunque fare uno stacco su un ex Milan così. Stiamo faticando. Il prof. Infatti chiama Zachinho qua. Mamma mia, passa. Passa su bala, bala. Chiusura. Ma che tempestivo. Era una botta, no? Bello, bello, tempestivo. Stiamo faticando. Ci sta. Abe. Ci può stare. Obi. Non sembra mai partito un missile, ve lo posso assicurare. Mamma mia, che coordinazione. Sorry player, meglio non metterlo, non si capiva niente. Madonna, vabbè, bello il velo. Ma che sono ste luci. Maestro qua è la camera bagnata. Abe, fiche. Velo fiche di esterno. Fiche, porro, il prof. Porro. Il prof dentro. Sergei. Però ci siamo anche noi, eh. È combattuta. Iniziamo a crescere. Ci siamo anche noi, suona la sveglia di Mike. Fine partita. Porro. 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 Bello il suo lui. Oh, magari sa bolas. No, sono dai, tira sperato. Bene. Tira ma dove, bene. Ma dove? Ogni tanto. Ma quando? Ma quando prende male tira bene. Qua! Beh. Non va. Non va, finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo. Allora, un po' di paura all'inizio. Sì. Stiamo uscendo piano piano. Vabbè, alla fine ci sta. Penso forse gli avversari più forti finora abbiamo affrontato. E vi, ci sta vi lasciamo le chiacchiere da spogliatoio. Vamos. Cioè, il tuo punto forte? Come giocare il tuo Kasaki? Teniamo più la palla. Però, frate, devi scegliere o destra o sinistra. Se continui a fare destra o sinistra, vai. Ammazzo, così, Andre. Sì, che di là posso calciare, di calciare. Non so dove avanti. Devo prendere di più, è colpa mia, devo cercare di più. Porro, tu c'hai sei liberissimo di calciare. Calciare bene, non capisco perché. Mi trovo sempre attaccato alla palla. La palla è un palloncino. Ti sgonfia, mi capisco come. O per ora la partita, raga, come vi sembra? Sono bravi, ragazzi, sono bravi. Ci stanno mettendo in difficoltà. Sto avendo che chiedi più dal tuo attaccante. Dai di più perché è capitano. Capito? Ha organizzato il torneo, deve dare di più. Ah. Anche se perdiamo, pago io. Quindi. Riprende il secondo tempo. Il tempo sulle chiacchiere del Lobby Steam o Celestini Steam. E vabbè. Abbiamo deciso di optare un cambio. Fratino davanti. Fratino punta. Guardi, già inizia a scannarsi Fratino punta lì, No, io ti avevo chiamato, ma giusto perché sarà battutina. Però vedo già da punta, vedi, già inizia a creare dinamica lì da punta. Vediamo. Bene, bello. Col tacco. Già subito. È già cambiata già cambiata la situa. È già cambiata. El Fichera. Questa è una bottarella. Ma non ho visto nulla, ti dico la verità. Te lo dico io, sei vista invece la bottarella. Parte Fratino. E questa è mia zona. Fratino! Sali? Ma merda, me la faceva a me. ma quell'altra è la mia mattonella, non questa. Lo sapete, glielo dai, lo sapevo. Fiche! Fiche! Double pass! Fiche! Fiche! Vabbè, allora, è costato tanto. Però è forte. Mamma mia. Dite se lo volete nei segni. Cosa fa? Oh, Babalam. Ma che bello. Ma che cos'era quell'arco lì? L'arciere. Era più un 3, un doppio 3. Che cazzo era? Mi chiamavano. Io qui gli ho detto gioca. No. No, io qui gli ho detto gioca. Dillo. E lui fa. E io ho detto basta. Oh! Vabbè, a parte il gran tiro di Karin Laribi. Gli ho detto basta con sti cazzo di tunnel. E lui. Ma era un passaggio, era un tunnel! Voleva fare il tunnel! Ma no, ma te lo devo anch'io. Perché infatti poi aveva rischiato di prendere un gol dalla mano. Karin Laribi che mi ha tirato. Ah, fortissimo. No, fortissimo. Vabbè! È partito un missile terrare, la palla ha fatto zigzag. Bro, fortissimo. Perdono Porro. Palla in impostazione. Porro apre. Zachinho! Vabbè. Oh mio Dio, Zachinho. Il sinistro manco per alzarsi dal letto. Non era in giornata oggi, Zachinho. No. Per ora non si è ancora. Si deve ancora riscattare. Intanto te. Oh! Bella questa, oh! Questa è bella.
Il centrale, eh? Beh, centrale, questo è riflesso, dai. Centrale, questo è posizionamento, mi ha insegnato. Ok, mi bravo, mi piace. Apertura, la Ribi, che però è più pericoloso. Incrocia. E qua? Mentalità, questo è calcio. Questa è mentalità da calciatore vero. Sposta il calcio, quel che succede, succede. È la segno questa. Posso dire che però la Ribi è veramente pericoloso. Ogni volta che sì. tira, ti mette in difficoltà. Sono. Aia! El fiche. Abe. Abe Obi. Mamma mia, come l'ha spostato. Obi Abe. Abe bello! Abe Obi! Io ancora. Sempre la Ribi. E si dispera. Ci tengono anche ragazzi. Però bello fine. Sto lancio per Fratino che la scarica bene. Per Zacchini, detto lucido, ma così attacco così sembrava che ti stessi rompendo i coglioni. Ma in realtà era un complimento. Il Fiche subisce fallo. Anche lui è sempre pericoloso, eh. Che ne pensi, il Fiche lo vorresti vedere ancora nei Seven Sims? Sì. Intanto? Sì. Se non mi costa così tanto, sì. È vero, è quello, mi costa più che altro. Oh, bella! Mi è costato. Bella, adesso tu per tu! Ma la Ribi è qualcosa di impressionante. Sì, ma scusa, la parata? Ma lascia stare la parata. Ma come lascia stare la parata? Cioè, tu hai messo la parata. È da un po' che non lo mettevo. Va bene, ma che stop a seguire ha fatto? Ah, vabbè, perché dici che stai parlando di uno qualunque. Mica oratorio e pizzette. Sì, vabbè, l'essere perfetto. Ancora l'essere perfetto. Prende la rete metallica. Fratino, ci c'era. Ci sta. Siamo sul 2-2. La parete è bloccata. La parete è bloccata. Ci vuole qualcosa per sbloccarla. Ancora. Pressato bello. Da Abe, Karim Laribi. Ui, spintarella. Incrocia. Oh, lui vede la porta a calcio. Insidiosi. Ancora lui. Ancora lui. Non parte. Muore mai. Dalla difesa è partito. La mette dentro. Te vuoi non tira. Abe! Abe! Così soliti tocchettini, difende la porta. Guarda, prende con la mano intanto il prof. Laribi. Apertura bella. Oddio. Se la ride per Laribi. Tanto qua Abe ha fatto una magia. È successo mezz'ora fa. Ma che è successo? Ha tirato una testata a Michael. Ah, ci ha salvato lì. Col cuore siamo andati, eh. Stiamo soffrendo, ragazzi, stiamo soffrendo. Due pari. Due pari? Ci pensa due volte! La vedo all'ultimo. Bala. Porro. Stamina. Porro. Porro. Volento. Porro. Attacca. Porro. Porro. E il Fiche. Fiche. Bella parata. Oh, ui! Che ciccata. Che ciccata. Ui! Oh, golazo, Fratigno. Hai sentito qualcuno che si era lamentato? Sì, sì, voleva la palla, Porro. Voleva la palla, guardalo come si lamenta. Ci stava una velata solita. Me l'aspettavo anch'io in realtà una velata lì, sai? No, no, dopo la velata l'ho invece, fatta prima, bro. Intanto lotta. La velata l'ho fatta prima. No, si fa rispettare, Fubbe. Si fa rispettare come un vero arbitro di Serie A. Che schema. Bello. La sentono loro, eh? Vogliono vincere. Eh beh, certo. Come noi, giustamente. Fiche. Fiche, rientra. Che palla. Per Porro, Porro! Porro l'ha detta dentro, più due. Più due, ma manca ancora tempo, c'è ancora tempo. Ancora questo tocco sotto, il professore. È abbonato, c'è ancora tempo però, c'è ancora tempo. Con loro non è mai chiusa. Si gira! Dentro! Mamma mia, come l'hai presa. Ci difendiamo. Intanto ripartiamo. Stiamo Bala! Bala! Non ha fatto nulla. Ha fatto una giravolta bellissima. Ma su se stesso. Vabbè, ma è importante, no? Ma come è uscito? Hai visto come è uscita la difesa per poi arrivare là? Sempre Bala che imposta. Spero bello ancora. Lo scarico. Fratino a TT, magari male, eh. Fratino! Miracolo di Sergei. Bravo, Sere. È un più due precario. Perché stiamo giocando sì, bene. Sì, anche noi. Perché loro comunque continuano ad attaccare. È una squadra che fa paura. Karim Laribi. Giochiamo bene noi. Giocano Celestini. Bene loro. Celestini. Non scarica. Obi. Sembrava un tiro. Parata. Questa è una bella parata. Per tu. Questa mi è piaciuta parecchio. Siamo in balia di loro. Zacchini. Facciamo fatica. Abe. Sgasa, Abe. Sai come lo chiamavano? Come lo chiamavano? Bello, madonna! L'essere perfetto. Come se guardi nella sua bio di Instagram, l'essere perfetto. Questa è una grande incrociata che non è andata... Ha fatto una bella parata Sergei, va detto. Sì.
Se contro tre ci prova, il fiordo norvegese gli dice no. Il Bala recupera la palla, importante. El Bala, El Bala. Fratino per chiudere. Fratino! Due gol e un assist. Mette. Due gol e un assist. Forse un'ipoteca. Manfredi parla a casa. Io continuo a segnare. Vabbè, intanto c'è un fallo. Manfredi parla a casa. Io continuo a segnare. Madonna. Bala salva. Cosa ha salvato Bala? Questo era gol mille per mille. Non l'avrei mai vista quella palla lì. Finita. Rischiare... Fine partita, ragazzi. Che dire? È che andata dire? Velocissima la partita. Cioè, nel senso, solo azioni, attacco e difesa, attacco e difesa costantemente. Ritmi altissimi con gente che il calcio l'ha masticato per davvero. Io voglio fare uno spoiler. Ci hanno chiesto la rivincita. 20.000 like, signori. Rivincita. Rivincita, va bene, la rifaremo. E ragazzi, ci vediamo a fine partita. Sì, sì, vi lasciamo alle ultime chiacchiere da spogliatoio. Ce l'abbiamo fatta comunque. Ho provato, ma i Seven Seas non si battono. C'è niente da fare. Allora? I Seven Seas non si battono. Purtroppo. Bravo. Ci ho provato, però è andata male. Dov'è il delegato? Quando arriva giù? Capito perché l'hanno cacciato? No. Cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto? Diciamo cazzo, vamos! Volevi fare un tunnel, non l'hai fatto? Perché dopo due minuti sono scelto, non ci ha provato. È il cazzo di me, ci ha provato. Ci ha provato, ci ha fatto prendere il gol, ci ha fatto prendere poi. È vero. Due volte lì ci ha provato. No, provava il tunnel e diceva, Andrew, non mi segui, non ti segui. Sul cazzo di calcio non sai quando provo il tunnel o quando te la voglio passare. Non è che ci faccio così per forza tunnel. Quando fa così. Vabbè, Mike. Vabbè.